Allora, riprendiamo. Allora, l'ultimo esempio che vediamo, che può essere interessante, che a volte, diciamo, ci dà dei risultati anch'essi soddisfacenti, può riguardare la cosiddetta superrisoluzione, che è una tecnica che si basa comunque sulla stessa idea che avevamo prima, cioè il fatto di avere sempre più fotogrammi della stessa scena, e quindi a quel punto cercare di aumentare effettivamente il livello di informazione sfruttando il fatto che i fotogrammi successivi della stessa scena, anche a livello impercettibile, potrebbero avere delle piccole variazioni, per cui su ogni pixel non va a finire la stessa informazione, ma qualcosa di diverso. Quindi in qualche modo rispetto a prima, cioè con l'integrazione noi sfruttiamo il fatto che sullo stesso pixel vogliamo sempre lo stesso segnale. Qui al contrario, il fatto che su ogni pixel arriva qualcosa di diverso, cerchiamo di enfatizzarlo, è come se cercassimo di dividere in quattro il pixel in pratica, no? Per capire esattamente qual è l'informazione che ci sta dietro. Ovviamente questo processo è un processo particolarmente complesso, perché noi abbiamo una prima fase in cui cerchiamo di stimare le differenze che esistono fra i fotogrammi in termini proprio di shift orizzontale, verticale, ma anche di rotazione o comunque di modifiche, no, rispetto alla prospettiva che stiamo acquisendo. E poi una seconda parte in cui andiamo a ricostruire il segnale sfruttando queste informazioni. Quando questo processo lo si può applicare, e quindi quando effettivamente noi riusciamo a farla questa stima, le differenze sono importanti, perché in qualche modo è come se immaginiamo, e qui vediamo le differenze tra interpolazione e superrisoluzione, perché nell'interpolazione io quello che mi manca in realtà la interpolo, quindi in qualche modo la prendo da quello che ho e cerco di mediarla. Quando invece ho la superrisoluzione, cerco di prendere l'informazione reale che c'è e di enfatizzarla, quindi effettivamente il meccanismo è diverso. Giusto per rendere un'idea di un caso concreto fatto con degli algoritmi, per notare esattamente qual è la differenza, no? Allora, qui vedete in alto a destra una immagine acquisita con un sensore reale. Dimensione 640x480. E il modo migliore per apprezzare la risoluzione è concentrarsi sull'alta frequenza, perché poi è quella che vogliamo recuperare. Okay? Quindi questo è il singolo fotogramma. Sono stati acquisiti più fotogrammi semplicemente con un sensore tenuto nella mano, quindi gli shift erano proprio dovuti al tremolio della mano. Se io prendo questo segnale e ne applico un'interpolazione bicubica, quindi per raddoppiarne la risoluzione, ottengo qualcosa di questo tipo. E vedo subito quelli che sono i difetti della codifica, dell'interpolazione. Quindi abbiamo praticamente un'immagine che si continua a leggere tutto sommato, però è particolarmente sfocata. Appare, soprattutto in presenza degli edge, appaiono questi difetti tipici dell'interpolazione. Quando applico un processo di superrisoluzione, vedete un po' come la differenza si nota immediatamente. Cioè io riesco praticamente ad acquisire quel dettaglio di alta frequenza che qui ho perso con l'interpolazione. Vedete soprattutto questa parte qui è particolarmente evidente. Quindi quando funziona la superrisoluzione effettivamente mi dà dei risultati molto interessanti. Questa slide forse ve l'ho già fatta vedere ed è un esempio in cui una tecnica di questo tipo è stata utilizzata in fase investigativa per riuscire a tirare fuori qualche espressione del viso di questo soggetto. Attenzione però che in alcuni casi questi meccanismi di super resolution si basano non tanto sul fatto che io ho più fotogrammi della stessa scena, ma sul fatto che si sfruttano meccanismi simili a quelli che avviene un po' nel mondo del machine learning, in cui io ho esempi molto numerosi di
di immagini ad alta risoluzione e a bassa risoluzione, a partire dai quali delle tecniche di machine learning imparano, tra virgolette, a individuarne le relazioni reciproche tra la patch ad alta risoluzione e la patch a bassa risoluzione. Quindi in alcuni casi, quando voi trovate un tool di super resolution, utilizza quel background, no, di learning che ha già fatto su una banca dati per applicarla all'immagine corrispondente. Questa cosa apre scenari, tra virgolette, molto dibattuti in ambito forense. Perché supponiamo che questa sia una prova da utilizzare in dibattimento per verificare, per condannare o meno il soggetto in questione, no? Che magari dopo aver applicato questo algoritmo diventa riconoscibile, diciamo così. Da un punto di vista teorico, noi stiamo utilizzando una banca dati esterna, molto grande, in cui ho fatto questo accoppiamento bassa risoluzione, alta risoluzione, per tirare fuori un'informazione che qui mi sto in qualche modo, non dico inventando, ma basandomi su una statistica, no? Quindi le domande che nascono da un punto di vista forense sono tantissime. Perché cosa succede al variare la banca dati? Quanto la banca dati impatta sulla veridicità di quello che sto facendo? Quanto è verosimile? Quanto non può essere il fatto che statisticamente, diciamo, questa cosa è comune, ma poi in realtà è diversa. Cioè, tutto quello che abbiamo detto rispetto alla documentabilità del processo, quando applico tecniche di intelligenza artificiale, in qualche modo comincia un po' a vacillare. Un po' a vacillare. Infatti, una delle frontiere, o meglio, diciamo, una delle problematiche, dei dibattiti che attualmente si stanno un po' ponendo nell'ambito del diritto e anche della prova scientifica, è come giustificare o quantomeno utilizzare questi strumenti per tirare fuori delle evidenze. Perché in qualche modo bisogna adeguare quelli che sono i principi su cui si basa un po' la formazione della prova anche a questo nuovo ambito, che è chiaramente un ambito nuovo e per certi versi non è così, non rientra così facilmente nei canoni precedenti. Perché diciamo, molti degli algoritmi di intelligenza artificiale che utilizzo non sono neanche così facilmente spiegabili. Perché nel momento in cui io ho un algoritmo che utilizza milioni di parametri, il fatto che io lo renda anche disponibile fa sì che quei milioni di parametri non siano interpretabili così banalmente. Cioè, per il nostro cervello non è così semplice spiegare quello che sta facendo quella macchina. E quindi di conseguenza vengono un po' a entrare in crisi, no? Molti degli aspetti di cui noi abbiamo parlato, e quindi nei prossimi anni probabilmente si assisterà a un dibattito sempre più interessante per cercare di capire come gestire questa situazione. Altri filtri particolarmente interessanti che troviamo anche su Five sono i filtri di motion detection, che sono identici ai filtri che troviamo diciamo, normalmente per individuare se qualcosa si muove o meno, che in scene particolarmente difficili possono darci dei risultati che mi permettono di evidenziare, no, quello che succede in una scena. Il modo in cui funzionano è relativamente banale, nel senso che si fanno le differenze tra fotogrammi successivi e si calcola praticamente dove c'è stato il moto. Però in alcuni casi sono particolarmente interessanti. Per esempio, in questo caso faccio vedere un esempio in cui noi abbiamo una videocamera all'interno di un punto vendita, di un supermercato, e applicando la motion detection si riescono a percepire, anche se malapena, qui dei movimenti relativamente al fatto che è passato qualcuno e che magari vedendolo a velocità naturale non si riusciva a individuare tale cosa, tale movimento. E poi successivamente, diciamo, quando diventa più chiaro, comunque in questo modo si riesce ad evidenziare con un livello di dettaglio molto spinto quello che succede nella scena. E poi ovviamente altre tipologie di filtri ne troviamo che possono essere utili. In questo caso, diciamo, una semplice, diciamo, separazione delle componenti mi aiuta a separare le scritte che ci sono in questi graffiti sul muro in maniera tale da individuare determinate
firme o ma di bande particolari che avevano dei target di un certo tipo. L'ultima slide di questa presentazione, ho messo dentro alcune delle problematiche che abbiamo detto legate al bias, perché diciamo, dal tecnico forense, l'informatico che si occupa di elaborazione delle immagini, ci si aspetta alla fine sì il filtraggio, però alla fine deve dare delle conclusioni. Queste conclusioni spesso e volentieri sono un'interpretazione di quello che vede nella scena. Ora, quando quello che si vede nella scena alla fine del processo di miglioramento è ovvio, alla fine c'è poco da discutere. Cioè, se io sto migliorando quello che si deve vedere in una scena in termini di dinamiche, cioè c'è una rapina, c'è un omicidio, faccio vedere meglio quello che succede, è una cosa. Se però anche il risultato dell'elaborazione è comunque un qualcosa che è ancora diciamo, dubbioso, nel senso che non è così chiaro, entra in gioco il bias cognitivo, perché nel momento in cui devo descrivere quello che c'è nella scena, è la mia interpretazione che sta a in qualche modo mediare quello che succede. Ora, anche se non se ne parla moltissimo, però è giusto che si sappia quali sono i tipi di bias che io posso avere, perché in realtà li possiamo dividere in tre parti. Ok? Allora, il primo è quello che mi ha chiamato expectation bias, cioè io mi aspetto di trovare un qualcosa e quindi tendo a trovarlo. Abbiamo fatto l'esempio delle facce, abbiamo fatto l'esempio dei numeri. Cioè, se io so che se io sto cercando, no, mi dicono, vedi, fammi sapere se c'è un volto là dentro, fammi vedere che numeri ci sono. Il mio cervello inconsciamente interpola, fra virgolette, i pixel per trovare un volto, per trovare dei numeri e per interpretarli in questo senso. E questa cosa è fortemente comunque condizionata un po' dall'esperienza, un po' anche dall'indole di chi lo sta facendo. Qui si fa l'esempio del momento in cui ci viene chiesto a un investigatore di verificare se un'immagine mostra o meno un alieno. Okay? Se tu sei fortemente convinto che diciamo, non esistono alieni, tu tenderai a escluderlo a prescindere, quindi non riesci ad essere oggettivo. Okay? Il caso, diciamo, che dicevamo prima è quello del bias confermativo, in cui tu trovi qualcosa a prescindere perché la stai cercando. E questo, il bias contestuale, invece, in qualche modo dipende dal contesto. L'altra volta, quando abbiamo fatto fare quell'esperimento, quelle macchie, abbiamo visto che fondamentalmente nessuno, diciamo, ha tirato fuori, o quasi nessuno, il fatto che fosse un volto. Okay? Se io vi davo il contesto, vi dicevo che stavamo inquadrando un finestrino di un'automovettura, in qualche modo andavo ad analizzare il contesto e quindi, diciamo, stavo forzando quell'aspetto. Comunque è un problema, a prescindere, diciamo, questo del bias cognitivo. Cosa si può fare per mitigarlo? L'idea è quella di decontestualizzarlo quanto possibile, okay? E teoricamente affidarlo anche in questo caso a più soggetti, cioè piuttosto che limitare l'analisi al singolo soggetto, cercare di mitigare la cosa facendo interpretare il segnale da più soggetti. Uno degli aspetti che può essere, diciamo, anche particolarmente grave quando noi parliamo di elaborazione di immagini, ad uso forense, è quando le utilizziamo per l'identificazione, cioè in cui noi abbiamo un'immagine a bassa risoluzione, a scasso contrasto, di difficile interpretazione, e poi abbiamo l'immagine di un sospettato. Okay? Perché in questo caso l'enhancement o l'analisi delle sue, diciamo, tutto ciò che è la sua morfologia, okay, antropometrica. Se noi la facciamo avendo già davanti la faccia, diciamo, e tutto ciò che ha a che fare col sospettato, in qualche modo siamo condizionati. E quindi teoricamente sarebbe meglio distinguere le due cose. Quindi anche per la ricerca, diciamo, del numero di targa. Se io so che sto cercando una targa di un certo tipo, in qualche modo sono condizionato nell'individuare quei numeri. Quindi tendenzialmente dovrebbe essere blind. Cioè io non dovrei sapere cosa sto cercando e lo cerco.
devo dirvi che questa cosa in alcuni casi viene fatta. Mi è capitato, diciamo, anche, diciamo, di avere alcuni incarichi da parte della Procura in cui la Procura aveva dei sospetti rispetto, per esempio, delle autovetture e quindi conosceva già a priori qual era il numeretto che stava cercando, voleva una conferma. E per evitare questo bias non ci ha dato il numero, ma ci ha detto, voi esaminate l'immagine, vedete cosa trovate, poi alla fine del processo vediamo se coincide con quello che abbiamo noi, proprio perché per evitare questo aspetto. Però diciamo, non è così semplice, non è così semplice. L'altra cosa che si può fare nel momento in cui magari non si è da soli a lavorare su queste situazioni è imporre all'interno dell'organizzazione un processo di qualità in cui ci abbiamo quello qua viene chiamato un case leader, okay? Che diciamo, imposta il lavoro, e poi ci sono degli operatori che fanno il lavoro di enhancement in maniera blind. E poi è il leader che valida il risultato e quindi in qualche modo si riesce ad essere un po' più oggettivi rispetto a questo bias. Altre cose che si possono fare, e le vedremo, sono sostanzialmente misurazioni da scene 2D in tanti ambiti, soprattutto nell'ambito dell'incidentistica stradale. Va bene, poi in questa presentazione ho trovato un po' di riferimenti a libri vari, referenze. E quindi su questa più o meno abbiamo finito. Sono domande su questa parte? Allora, questa mezz'oretta la vorrei perdere descrivendovi velocemente quella che è il software AMPED 5. Allora, AMPED 5 che si presenta con questa interfaccia. Devo dire abbastanza old style, però tutto sommato funzionale, in cui abbiamo i vari pannelli, ognuno dei quali, diciamo, permette all'utente di avere a disposizione degli strumenti diversi. Il modo migliore per utilizzarlo è quello di, soprattutto all'inizio, di andare a selezionare quelli che sono la cartella dei progetti di esempio, nel senso che esiste proprio una cartella dopo che c'è stato il file che contiene per sostanzialmente tutti i filtri presenti nel software degli esempi concreti già pronti. Per cui c'è un momento in cui apro la cartella samples, vedete, diciamo, ce ne sono addirittura 62 elementi diversi. E per ognuno di questi voi potete andare a andiamo a prendere questo, che è uno di quelli Denoise VHS Scratch. Dentro la cartella trovate un file che consiste nel progetto dell'applicazione di quel filtro con l'immagine di input probabilmente utilizzata per quel contesto. Nel momento in cui lo apro, okay, trovate immediatamente l'immagine di input. E sulla destra quella che è la cronologia. Cioè, perché la cosa interessante di questo software è che vi permette di avere una cronologia dei filtri applicati su quell'immagine e che potete immediatamente eseguire. Quindi in questo caso abbiamo l'immagine di input, quindi la cronologia consiste nel caricare l'immagine e nell'applicare il filtro mediano. Io zoomo leggermente, vedete che man mano che io clicco sull'immagine, questa è l'immagine di input che ho cliccato qui, questa è l'immagine che ottengo dopo aver applicato il filtro mediano. Quindi praticamente man mano che io diciamo, clicco sui singoli filtri, l'operazione va avanti. Nel momento in cui sono sul filtro, qui in alto abbiamo la configurazione, quindi abbiamo la modalità con cui questo filtro può essere configurato. In questo caso è il filtro mediano, io posso mostrare l'ingresso, posso applicarlo, posso cambiare la potenza del filtro, quindi che ne so, modalità a croce, okay, con i vari parametri, mostro l'ingresso e lo applico, ottengo dei risultati diversi, posso applicarlo a una selezione, per esempio posso applicarlo solo qui, okay,
che è questo che normalmente facevamo, che abbiamo detto essere importante. Posso tornare indietro o andare avanti nell'applicazione del filtro anche direttamente da qui. Per ciascun filtro qui ho direttamente accesso alla spiegazione, che è abbastanza dettagliata, quindi anche se io non conosco esattamente, diciamo, come funziona il filtro, avendo competenze di dominio, ripeto, riesco a interpretare cosa significa. Ovviamente assieme a questa operazione potrei anche farne altre. Che ne so, se io penso di, oltre ad applicare il filtro mediano, in questo caso voglio applicare un miglioramento del contrasto, mi vado a cercare il filtro corrispondente, che fa espansione del contrasto, e vedete mi è comparso qui il filtro corrispondente e mi viene messo prima del filtro mediano, se io volessi applicare in questo caso. Anche il filtro mediano, espansione del contrasto, a sua volta ha una finestra di applicazione che io posso scegliere di applicare, la posso applicare anch'esso sulla selezione o meno, però diciamo. Quindi se io applico questo filtro lo posso fare, okay? Magari in questo caso non mi serve molto perché l'immagine è a toni di grigio. Questa della cronologia è particolarmente importante. La catena la posso chiamare, posso cambiare il nome, per esempio, quando ottengo il risultato che a me interessa, la cosa interessante è che posso cambiare anche l'ordine di queste cronologie, che ne so, posso tagliarne una e poi incollarla, quindi posso cambiare quest'ordine. Quando finisco, che cosa posso fare? Posso, oltre a salvare il progetto, posso andare a generarmi il report corrispondente, e questo report corrispondente mi viene chiesto come lo voglio applicare, quindi se in formato HTML, in formato PDF, ci sono varie tipologie di report che posso utilizzare, per esempio scegliamo il filtro legacy. Posso decidere di mostrare nel report il risultato intermedio dei vari filtri. Mettiamo no. Per esempio, in questo caso qua mi sta generando il PDF. Che è molto stringato in questo caso. E mi dice praticamente che cosa ho applicato. Quindi il riepilogo consiste nel aver utilizzato una catena che ho chiamato elaborazione del rumore, che fa il carica immagine, espande il contrasto e applica il filtro mediano. Sotto per ciascuna operazione mi viene indicato esattamente che cosa ho fatto, il file dove l'ho preso, questo è il percorso vero e proprio dove si trova il file sul disco, i dettagli, e i parametri. Non solo, e anche la relativa bibliografia. Per il filtro mediano, vedete, mi sta dicendo che ho utilizzato la dimensione 5, e questa è la dimensione della finestra utilizzata dal filtro, la modalità croce nella selezione corrispondente. Cosa manca in questo report, secondo voi? A parte il nome del progetto, autore e descrizione, che ovviamente fanno parte dell'impostazione del file, del software, che probabilmente non sono state inserite. Mancano gli hash, professore. Mancano gli hash, esattamente. Quindi del file di input e di output io posso calcolarmi l'hash andando a utilizzare le funzioni che sono da qualche parte qui. Allora, dove sono? Eccolo qua, verifica. Quindi io posso alla fine calcolare hash.
corrispondente. Okay? Quindi posso scegliere anche qui tra diverse funzioni hash, okay? Quindi lo posso fare anche qui, verifica codice hash, quindi nella cronologia l'ho inserito, carico l'immagine e mi calco il codice hash, e poi applico i vari filtri e calcolo il codice hash. Okay? Per voler essere ancora più precisi, in questo caso io non sto salvando, il progetto e l'input, ma non l'output. Okay? Quindi la cosa più precisa da un punto di vista forense sarebbe che alla fine, io prima ancora di fare il calcolo hash, vado a salvarmi l'immagine. Okay? Quando mi salvo l'immagine, me la salvo in formato bitmap o TIFF, in formato non compresso, in formato PNG per esempio. Okay? Decido qual è il percorso esatto su cui sa dove salvarmi l'immagine stessa. Okay? Quindi procedo nel salvataggio dell'immagine e poi c'è il codice hash. Quindi a questo punto ho una sequenza completa, perché ho acquisito l'immagine, caricato l'immagine. Ho applicato il codice hash sull'immagine di input, anche su quella di input potrei farla con meccanismi diversi. E mi sono calcolato, ho applicato tutti i filtri che voglio, in questo caso contrasto e mediano, va bene. Dopodiché ho scritto l'immagine sul disco e mi calcolo il codice hash. A questo punto, se io vado a generarmi il progetto, okay, cambiamo modello così vediamo che succede. Mi dice che già esiste, lo vado a riscrivere. Vediamo un attimo. Mi salvo tutto e mi genero il report. Continuiamo. Quindi questo è il nuovo report in cui mi viene riportato esattamente tutto quello che abbiamo fatto. E quindi vedete, abbiamo il codice hash, lo ingrandisco leggermente, si legge meglio. Abbiamo il codice hash dell'immagine di input sostanzialmente, poi abbiamo il contrasto, poi abbiamo il mediano, poi abbiamo la scrittura dell'immagine, okay? Che mi dice esattamente come si chiama il file. Poi diciamo, la scrittura del file prevede una formattazione che consente di avere diciamo, un riferimento sulla data e sull'ora in cui è stato fatto, quindi 4 maggio 2021 alle 10.02.06. Okay? E poi abbiamo il codice hash finale del salvataggio. In questo caso abbiamo selezionato di non visualizzare le immagini, potremmo mettere le immagini direttamente dentro il report, così diventa, diciamo, tutta un'unica cosa. Quindi quello che succede è che se io utilizzo un PET 5, come mi devo comportare? Che ho quindi questa dashboard totale in cui posso fare tutte le operazioni che voglio, anche sulla singola immagine, tentativi, parametri, eccetera, eccetera. Quando finisco, o sulla destra mi ritaglio la pipeline finale, okay, con i parametri corrispondenti. Mi ricordo di salvare l'output finale, genero il report, poi nella mia relazione tecnica riporto tutti i dati che voglio, l'input e l'output ovviamente, commento come voglio, posso descrivere quali sono i filtri applicati in maniera anche non necessariamente precisa, perché tanto poi c'è il report con i dettagli. Quindi la mia consulenza tecnica dirà, nel caso dell'immagine in questione è stata acquisita l'immagine in un certo modo. Questa è l'immagine di input, sono stati applicati in sequenza i filtri di espansione del contrasto, il filtro mediano per tirare fuori i risultati, in figura e a tot c'è il risultato, lo faccio vedere nella consulenza tecnica, i dettagli tecnici sono riportati negli allegati alla presente relazione. Gli allegati prevederanno la consegna non solo del report, ma di tutto il progetto, così diciamo l'eventuale controparte. Si legge la relazione tecnica, c'è cioè il report di Amber 5, avrà addirittura il progetto, quindi basterà importare il progetto in Amber 5 e avrà davanti esattamente quello che abbiamo fatto noi. Quindi se vuole, diciamo, è il massimo della documentabilità da questo punto di vista, no? Domande? Devo dirvi che l'utilizzo di questo software è abbastanza intuitivo, ok? Nelle ultime versioni è diventato anche abbastanza stabile, in passato lo era un po' meno,
Quindi io adesso la cosa che vi suggerisco di fare è installarlo e utilizzare i progetti di esempio per capire, diciamo, su casi concreti come diciamo, il software suggerisce di lavorare in quei casi, perché sono casi specifici per ciascun filtro, e quindi prendere pratica con il sistema. Quello che trovate in basso è il pannello di controllo dei video. Ok? Perché diciamo, sulle immagini io importo singoli fotogrammi e lavoro sul singolo fotogramma. Sui video cosa succede? Che il software mi permette di importarli, di analizzarne i vari fotogrammi e quindi avere un lettore vero e proprio con cui posso andare avanti per singolo fotogramma, col frame rate originario, aumentando la velocità. E vi consente pure di o salvare delle istantanee, quindi estrarre singoli fotogrammi, per poi elaborarli, okay? Ed eseguire tutta una serie di operazioni che a volte sono particolarmente interessanti, l'integrazione per esempio, cioè io seleziono inizio-fine e poi c'è il filtro che mi fa l'integrazione, oppure di selezionare quelli che vengono chiamati segnalibri, cioè posso mettere io dei segnalibri che sarebbero dei veri e propri indici in qualche modo sul filmato, che vengono estratti. Okay? E su ciascuno di questi viene calcolato il codice hash e vengono messi da parte. Quindi io questo filmato me lo posso, diciamo, descrivere e raccontare attraverso questa elaborazione. È chiaro che quello che io poi consegno alla fine è il risultato finale, però io ci arrivo attraverso le elaborazioni successive, quindi io posso avere dei progetti intermedi che man mano io lavoro e poi solamente alla fine pulisco tutto quello che non mi serve e faccio un report con i dati finali. La quantità di filtri presenti è veramente molto ampia, e sono organizzati per macro categorie in maniera gerarchica. Quindi voi vedete sulla sinistra le varie tipologie, okay? E poi sulla destra il corrispondente elenco di filtri presenti. Okay? Che hanno a che fare con vari aspetti, per esempio questo qua su regola ha a che fare principalmente con le tonalità, estrae informazioni, verifica, misura, definisce, insomma ce ne sono tanti. Cominciate a guardarli e poi man mano noi vedremo di descriverne qualcuno più nel dettaglio. Ok, questo non lo salviamo. E vedete nella cartella corrispondente dove io avevo, diciamo, scritto di andare a salvare il file di elaborazione, vedete, è comparso il file e c'è proprio anche una cartella con il report in PDF, che quindi, diciamo, diventa abbastanza interessante. Okay. Proprio per darvi un'idea di quelle che sono le potenzialità di questo software, volevo farvi vedere oggi già alcuni casi di studio realizzati tutti con Ambed 5 su casi reali, di cui forse alcuni li abbiamo visti, alcuni li vediamo assieme. Adesso riusciamo a comprendere meglio. Allora, questo è un esempio di un filmato di videosorveglianza in cui la qualità complessiva del filmato era molto alta. Vedete, abbiamo una risoluzione che è circa 1080x720, tutto sommato alta, frame rate di 25 frame per secondo, una luminosità, una qualità che si vede essere buona, diciamo così. In questo caso ci è stato chiesto di individuare la targa, a proposito di targa, di questa macchina qui, che però, vedete, nonostante tutto non è visibile. Ora, è qui che è la parte più vicina, a maggior ragione è qui che è la parte più lontana. Cosa interessante però qual è stata? Che siamo in una situazione che coincide esattamente con quello che vi ho detto oggi, col problema del motion deblurring, cioè quel particolare rumore di filtraggio, quel rumore di sfocatura, lo si intravede anche qui, ha questa forma a striscia, cioè è proprio una sorta di strisciata che è indotta proprio dal movimento.
Allora, utilizzando questo filtro che si chiama di motion deblurring, che mi permette di selezionare quella stanghetta praticamente e provare a invertirla, applicando poi una serie di ulteriori filtri, quindi il contrasto, conversione del tono di grigio e correzione della prospettiva, si è ottenuta alla fine questa cosa qua, che comincia a far intravedere qualche cosa. Ovviamente questa cosa l'abbiamo applicata a più fotogrammi, perché in questo caso era sul singolo fotogramma, ci sono più fotogrammi utili allo scopo, si può utilizzare più o meno la stessa strategia, ogni qualvolta che la applichi ottieni una qualche finestra con qualche segnale di qualche tipo, a volte più o meno leggibile, altre volte meno. In questo caso addirittura ce n'è una in versione a toni di grigio, una versione a colori per cercare di capire se riuscivamo a tirare fuori qualcosa in più. Però capite che nasce il problema di descriverlo questo processo, cioè, come dicevamo prima, con che probabilità noi diciamo che lì c'è un 1, un 0, un 2, un 4 o qualcosa del genere. Allora, nel farlo, quindi queste sono tutte elaborazioni simili, cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato quindi 6 volte su 6 fotogrammi diversi, dei pipeline che in qualche modo tiravano fuori delle informazioni, che in alcuni casi sono più o meno visibili, cioè questa è quella più visibile in assoluto, nelle altre sono appena accennati. Okay? Dopodiché abbiamo provato a dare un'interpretazione a queste cifre, concentrandoci cifra per cifra nelle parti in cui era più probabile. E quindi quelle più affidabili sono state quelle centrali dove c'è un 101 che appare più volte, sia pure in condizioni diverse. Okay? E poi c'era una L e una C che in qualche modo sembravano spuntare fuori, ma per poterlo affermare in maniera un po' più decisa lo abbiamo poi segnalato prendendo questa tabella fondamentalmente, facendola vedere a più cooperatori, ognuno dei quali ha dato una sua interpretazione sulle cifre esistenti, giusto per avere un maggiore grado di affidabilità. Detto il fatto, diciamo, eravamo confidenti che comunque fosse corretta l'interpretazione, perché comunque avevamo in questo caso 6 esempi diversi, erano 6 fotogrammi diversi, in cui è vero che la pipeline era simile, però se fossero errori di inversione del filtro, diciamo, sarebbero presentate alcune volte sì, alcune volte no, quindi è molto improbabile che su 6 fotogrammi diversi, sia pur vicini, si verifichi sempre lo stesso tipologia, diciamo, di difetto che ti porta a un errore di codifica. Okay. Questo è un caso, diciamo, molto bello, che riguarda una situazione in cui un rapinatore commette una rapina. Non mi ricordo se era una farmacia o una. È venuto qui in Sicilia e aveva delle scarpe dell'Adidas con questo pattern militare, il pattern camouflage, famoso pattern camouflage. Ora, gli investigatori hanno dei sospetti su questo soggetto, su un soggetto in particolare, che guarda caso poco prima della rapina era stato inquadrato da un altro sistema di videosorveglianza, okay? E solo che durante la rapina era incappucciato, nel passaggio in questa strada adiacente non lo era, ed era un altro soggetto che indossava delle scarpe simili. Ovviamente capite bene che non si può condannare o diciamo inquisire una persona perché indossa un paio di scarpe, okay? Però gli investigatori, quando vogliono, sanno essere particolarmente precisi, hanno chiesto all'Adidas, hanno chiesto, ma queste scarpe particolari di questo modello, eccetera, eccetera, sono identificabili, cioè sono particolari? E questi hanno risposto dicendo che effettivamente queste scarpe vengono confezionate tagliando da un tessuto camouflage complessivo una parte che poi viene utilizzata per rivestire la suola delle scarpe. Quindi fondamentalmente tra di loro due paio di scarpe non sono mai uguali, perché appunto il taglio viene fatto in maniera, diciamo, casuale, il pattern è casuale e quindi è molto improbabile che due scarpe siano identiche, anzi addirittura hanno scritto proprio che ogni scarpa è diversa dall'altra. E allora il PM ci ha chiamato sapendo che noi siamo esperti di immagini, eccetera, però dice, lei riesce, dice, a farmi questo confronto?
cioè verificare se le scarpe in questione erano la stessa scarpa o meno, confrontando questo filmato con quest'altro filmato. Ovviamente condizioni di luci diverse, però qualità tutto sommato buona. Vedete, in entrambi i casi abbiamo qua un 1280x720 in 25 frame al secondo, qui un 1920x1080 per 25 frame al secondo. Il problema stava nel cercare di riuscire a fare questa comparazione. E allora ci siamo, utilizzando gli strumenti che abbiamo visto, abbiamo cominciato a selezionare per ciascuno dei due fotogrammi il pezzo che ci interessava, okay? In particolare la stessa scarpa, perché deve essere appunto la stessa, appunto per quello che dicevamo prima, anche la destra con la sinistra sono diverse, perché diciamo deve essere esattamente la stessa, quindi siamo riusciti a beccare la scarpa destra, l'abbiamo isolata con dei filtri di edge detection, e abbiamo ottenuto quello che trovate sulla destra, okay? Ingrandita. Quindi il pattern di macchie chiaro-scure, diciamo così, della scarpa destra, e poi sotto l'edge detector corrispondente. Nel secondo fotogramma, stessa cosa, seleziona dei fotogrammi di interesse. Qui addirittura abbiamo estrapolato un ulteriore fotogramma che specificava esattamente la marca della scarpa, okay? Quindi questo era utile per altri scopi. Anche in questo caso, edge detector, miglioramento, vario, ingrandimento. Ovviamente il punto di vista era differente, alla fine, andando a ingrandire e riportare con la stessa risoluzione, questo è il dato finale. Ma questo è un altro effetto particolare che prevede Amped, che consente di evidenziare meglio solo una zona. Questo può essere utile quando poi io faccio presento i risultati, anche proprio nel progetto, in cui io la parte di interesse gli metto come se fosse un occhio di bue tipico della rappresentazione teatrale, in cui miglioro qualche aspetto, quindi è utile nella presentazione. Quindi alla fine della storia abbiamo queste due comparazioni possibili, no? Delle immagini nel primo caso e nel secondo caso, okay? Da confrontare, okay? Già ad occhio si intravede la similarità, ovviamente, cioè, perché sono diverse? Perché sono risoluzioni diverse, sono acquisite in maniera diversa, sono comunque una patch molto piccola rispetto a tutto il contesto, no? Quindi diventa difficile. E allora anche in questo caso, ovviamente è un caso particolare, quindi non esistono best practice di riferimento, bisogna in qualche modo improvvisare un qualcosa che sia scientifico, ripetibile, ma che abbia senso. Assoluto, ricordiamoci sempre che al di là del fatto che gli investigatori possono pensare che sia lui, noi la cosa la dobbiamo giustificare per verificare effettivamente se coincide o meno, se coincide o meno. E quello che vedete qui sono esempi di singole accoppiamenti, fra virgolette, eseguiti visivamente di, chiamiamole macchie, no? Comunque di pattern che su entrambe le scarpe coincidono in maniera netta. Quindi sia nella versione a toni di grigio, sia nella versione poi con l'edge detector. E quindi vedete, questa con questa, sono esattamente identiche. Esattamente identiche. Oltre a tutta una serie di particolari, okay, che permettono di individuare esattamente alcune delle macchie che andavano ad apparire su entrambe le scarpe. E anche in questo caso, non essendoci una, diciamo, funzione di stanza da poter applicare in questo contesto serio, perché non aveva senso modificare, diciamo, fare un matching tra le immagini, perché le immagini comunque provengono da due acquisizioni comunque diverse. Anche in questo caso, abbiamo, chiesto a diversi operatori il grado di compatibilità tra le scarpe, e poi quindi nella risultanza finale abbiamo descritto che, date le due immagini, eccetera, eccetera, visionate da più operatori, il livello di compatibilità medio è stato dichiarato medio-alto. Poi sufficiente per, tra virgolette, insufficiente, è stato uno degli elementi che hanno a supporto degli investigatori per mandare poi a rinviare a giudizio questo rapinatore, che aveva avuto la sfortuna di non sapere che in realtà, cioè, si era camuffato il volto, però aveva nelle scarpe un'identificazione univoca rispetto alla scarpa stessa. Un altro esempio che vediamo, questo è un esempio, diciamo, che riguarda un incidente stradale,
e dove invece la qualità delle immagini era particolarmente scarsa. Allora, qui non ho il filmato originale, però vi faccio notare che cosa. Siamo in una campagna di Caltanissetta, questo è un sistema di videosorveglianza su una proprietà privata. Qui c'è un tizio che sale questa stradina con questa moto, questo è un motociclista. Quello che succede in questa scena è che questo signore, questo ragazzo, sale su questa strada, okay? Tra l'altro c'è anche questa scritta in mezzo. A un certo punto, salendo, qui c'è questa curva a destra e poi a sinistra, vedete che diventa molto piccola, qui si intravede un sentiero di campagna, okay? Mentre lui sale da questa strada, da questa stradina esce improvvisamente un'auto. Lui sbanda e va, quindi si crea un incidente, purtroppo diciamo, lui muore. Al di là poi delle evidenze, diciamo, poi misurate dai vigili urbani, da chi interviene per misurare distanze, frenate, eccetera, eccetera, questa era l'unica fonte video che avevamo. Però la risoluzione è quella che è. Okay? Quindi, diciamo, una cosa abbiamo fatto. Intanto abbiamo creato, sempre con Ambed, e questa è un'altra cosa che si può fare, non ricordo come si chiama il filtro, una nuova immagine in cui abbiamo sovrapposto, okay, a un fotogramma, le evidenze di dove si trovava la moto nei vari passaggi. Okay? Questo per cercare, di visualizzare meglio quello che stava succedendo. La cosa che potete notare è che ovviamente man mano che la risoluzione diminuisce, questi puntini diventano via via sempre più piccoli, okay? Quindi diventa anche di difficile analisi. Non mi ricordo se in questo caso non ci avevano chiesto di misurare la velocità, okay? Però vedete che qui in qualche modo la velocità teoricamente si può calcolare, cioè tornando sul posto, no? Andando a prendersi dei punti di riferimento, per esempio tra questi pali. A quel punto, diciamo, una misura dello spazio percorso rispetto al tempo ce la si poteva fare. Però qui il vero problema non era tanto la velocità relativa di questo soggetto, ma era capire che fosse successo qui. E qui praticamente, come vedete, il fatto che non ci sia più neanche disegnata la moto è perché non si riusciva a capire più niente dal punto di vista percettivo. È inutile che qui fai zoom, perché comunque la risoluzione è quella che è. Sì? Allora, la cosa che abbiamo individuato come meccanismo per cercare di capire quello che fosse successo era applicare il motion detection, che abbiamo visto prima. Perché col motion detection, anche se un pixel o due pixel si muovono, io li riesco a beccare. Okay? E infatti abbiamo poi ricreato la stessa immagine in cui abbiamo colorato di rosso i singoli passaggi della moto, che a questo punto diventano visibili anche qua. Okay. E poi in prossimità di quello che è stato poi l'incidente, abbiamo fatto vedere come queste macchie si muovevano. A questo punto le macchie, il rosso col bianco corrisponde in qualche modo, almeno il rosso, ai movimenti della moto, okay? E si vede che c'è a un certo punto in questo che è l'uscita di questa strada di campagna, si vede un movimento di qualcosa che ovviamente non si riesce a percepire cos'è, ma sapendo quello che è successo è quest'automobile che è uscita da lì, è la macchia rossa che sbanda e va a sbattere. Quindi questa evidenza, in cui abbiamo visto seppur delle macchie, però diciamo, chiaramente sono delle macchie, diciamo, che più molto piccole, che però sono orientate a descrivere la dinamica, si è riusciti a dare un significato a quello che era successo e quindi al fatto che probabilmente, diciamo, l'incidente era stato causato dalla macchina che usciva da questa stradina in maniera improvvisa. Quando si dice immagine ai limiti dell'impossibile, è questo il vero, vero. Cioè, il consulente tecnico viene chiamato quando le immagini sono veramente brutte. Quindi comunque riuscire a dare contributi del genere sono dei contributi, diciamo, che poi possono essere determinanti. Questo che vi ho già fatto vedere e riguarda un'altra situazione in cui, sempre incidente stradale, in cui nonostante fosse chiaro la sequenza degli eventi e per quello che era successo, che questo è il veicolo che aveva provocato l'incidente, analizzando le immagini il veicolo presentava un colore diverso. Okay? E quindi anche in questo caso, per evitare qualsiasi tipo di problemi e di contestazione che purtroppo poi nei procedimenti avvengono e sono sempre più strani,
si è applicato un preprocessing di correzione del colore in maniera tale da confermare appunto che poi l'automobile coinvolta nell'incidente fosse esattamente quello ed era semplicemente un problema di acquisizione che aveva indotto il cambio di colore rispetto alla camera. L'ultimo esempio che vi faccio vedere oggi invece è un esempio un po' più brutto rispetto a quello che è successo e riguarda il caso di quest'estate famoso di Caronia, in cui c'è stata questa signora e il bambino che poi a un certo punto sono scomparsi per diversi giorni e poi sono stati ritrovati cadaveri, almeno lei è stata ritrovata cadavere, nelle montagne del Messinese. Allora lì è un caso un po' particolare perché vi ricordo un po' la storia, sostanzialmente viene ritrovata la macchina, l'autovettura della signora a bordo strada, l'autostrada, dopo aver avuto un piccolo incidente con una ditta che stava compiendo della manutenzione stradale, si vede allontanare dalla macchina la signora con questo bambino. E poi dopodiché non si sa più nulla per diversi giorni. Partono le ricerche, polemiche, le ricerche fatte, non fatte, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che nel fare le ricerche, effettivamente il posto è un posto abbastanza sperduto, sono campagne, colline, montagne. A un certo punto intervengono i vigili del fuoco che utilizzano i droni. Utilizzano i droni e... Che significa utilizzare i droni? Compiono delle ricognizioni su quello che poteva essere il percorso all'interno di questo spazio molto ampio per verificare se si. Perché all'inizio le ricerche cominciano ad essere diciamo, particolarmente pressanti perché diciamo, c'era l'obiettivo di trovare sia il bambino che la donna vivi, no? Quindi a passare del tempo ovviamente aumentava l'ansia di non trovarli più. Cosa succede però? Che il modo in cui vengono fatte queste ricerche, a posteriori lo sapremo dopo, è tale da non consentire, se volete è impressionante questa cosa, dal livello di risoluzione del drone di individuare il dettaglio che c'è a terra. Cioè, diciamo, nel calcolare, nell'impostare il piano di volo di questi droni, non viene considerato il fatto che se io metto il drone a una certa altezza e voglio ricercare una figura di un bambino, di un soggetto che ha un'alta, diciamo, una corrispondenza, diciamo, in pixel particolare rispetto a quanto sono alto, devo capire a quanto farlo volare, perché se io volo troppo in alto non c'è il livello di dettaglio corrispondente. Questa cosa non è stata fatta, non è stata fatta. Per cui, praticamente abbiamo filmati di diversi giorni di monitoraggio di questa radura, che fa l'altra radura mediterranea, quindi piena di cespugli, eccetera, eccetera, in cui il livello di dettaglio è minimo. Cioè non si vede niente. Non solo, e in più, l'altra cosa assurda che poi abbiamo visto anche noi a posteriori, queste immagini non venivano valutate né sul momento, cioè venivano acquisite, ok? Venivano acquisite, punto. A un certo punto vengono consegnate alla procura dopo diversi giorni, quindi dopo diversi giorni, nel frattempo poi diciamo, dopo che il corpo era stato ritrovato della signora, e si vede che già nelle immagini acquisite nei primi giorni si intravedeva il corpo della signora perché era in una parte aperta dove non c'era la radura. Okay? Quindi era già presente, ma nessuno le aveva mai viste. Quindi noi interveniamo, veniamo chiamati in piena estate a fare un minimo di sopralluogo dopo che già era stato trovato il corpo della signora, fondamentalmente, perché ancora il bambino non si trova il corpo. E quindi andiamo sul posto, facciamo vedere e ci rendiamo conto che queste immagini fondamentalmente sono inutili. Sono inutili e abbiamo un primo caso in cui ci viene chiesto di verificare se una macchia, che era una macchia di 5 pixel, potesse o meno essere il corpo del bambino, okay? E in realtà era una busta, ma poi diciamo, anche lì ci siamo arrivati analizzando le distanze, perché era impossibile diciamo, avere quel livello di dettaglio.
E poi successivamente, per come sono andate le immagini, ci è stato chiesto di capire se a distanza di più giorni rispetto alla prima analisi del drone e al passaggio successivo dei successivi giorni, il corpo della signora si fosse mosso o meno. Perché questo poteva essere, diciamo, nelle analisi che si stanno compiendo ancora, poteva essere un motivo di analisi, no? E quindi quello che vi faccio vedere qui è un po' il processo che noi abbiamo fatto per cercare dal drone di riportare delle misure reali sul posto. E quindi queste sono misure che noi abbiamo preso sul posto a suo tempo, quindi è la base di questo famoso pilone da cui pare la signora si sia lanciata. E queste sono due immagini prese a distanza di 2 giorni, con risoluzioni diverse e con angolazioni diverse, perché il drone non si posiziona esattamente in maniera ortogonale, ma passa e prende un filmato, fa dei fotogrammi a certi intervalli. Quindi fra una foto e l'altra, okay, ci sono delle differenze. Quindi per poter verificare che a distanza di giorni tutto coincidesse, si deve fare una sorta di unwarping delle immagini e una correzione della distorsione. E quindi a quel punto si possono poi fare delle misure. E quelle che vedete qui è una trasparenza tra la prima e l'ultima sono la stessa immagine, quella al centro è la sovrapposizione con l'immagine acquisita nei giorni successivi, o nei giorni precedenti, non mi ricordo esattamente, per verificare se ci fosse stata sovrapposizione. La sovrapposizione c'era, e anche le misure, vedete, c'è una differenza di 5 centimetri che però rientra nell'incertezza della misura che è stata fatta in quel momento. La nostra conclusione è stata che fondamentalmente nel passaggio tra i giorni successivi il corpo lì era rimasto e quindi non aveva subito nessuna modifica. Anche di questo forse ne abbiamo parlato, però adesso che abbiamo visto il filtro ve lo racconto meglio. Questo è un caso in cui 2 giocatori di bridge che partecipavano ai campionati mondiali di bridge sono stati accusati di aver barato durante il campionato. Ecco, il barare consisteva nel comunicare in qualche modo delle strategie di gioco, cosa che è assolutamente vietato dalle regole. In particolare ci si è accorti di questo andando ad analizzare le partite presenti su web, che vengono tutte registrate e pubblicate, in cui qualcuno ha decodificato il messaggio che i due giocatori si passavano, che consisteva nel posizionare le carte sul tavolo con un angolo diverso a seconda del messaggio che si voleva passare. Il problema è che dalla vista dell'immagine, dalla prospettiva, non si riesce a capire fino in fondo se questa carta è posizionata in orizzontale o in diagonale. Okay? Però qui rientriamo esattamente nelle ipotesi che abbiamo visto prima, cioè abbiamo un rettangolo, okay? E quindi lo vogliamo rimappare come se fosse un altro rettangolo con un punto di vista differente. Quindi possiamo applicare la stessa correzione prospettica di prima, che in qualche modo simula il piazzamento della telecamera ortogonale rispetto a quello che avevamo in input a sinistra. E quindi a questo punto tutto diventa più visualizzabile in maniera migliore e quindi anche l'angolo della carta diventa misurabile. E quindi da qui a qui diventa più facile poi misurare l'angolo e quindi fare un report per capire caso per caso se o meno questa cosa era veritiera o meno. A proposito di integrazione, questo è un caso in cui un'immagine molto brutta viene migliorata con l'integrazione. Vedete, l'immagine è ferma, quindi diciamo, da questo punto di vista non c'è nulla che si muove. Se io prendo più fotogrammi e li integro tra di loro, come per magia, okay, tutto il rumore si perde e rimane solamente il segnale. Peccato però che in questo caso il dettaglio che a noi serviva era questo, che non è purtroppo inferibile, perché comunque il livello di risoluzione è veramente basso. Quindi è vero che la qualità complessiva aumenta, ma qui bianco cioè prima non era neanche bianco, però non, diciamo, non c'è segnale neanche qui, e quindi il segnale non siamo riusciti a tirarlo fuori in nessun modo. Ok, poi che abbiamo? Questo riguarda Authenticate, poi lo vediamo successivamente. Va bene, io per oggi mi fermerei qui. Vi ricordo che giovedì avremo un'altra esercitazione pratica
in cui si utilizzeranno gli strumenti per la mobile forensic. Anche in questo caso la presenza è fortemente consigliata al di là delle prenotazioni perché è sicuramente più utile vederle dal vivo alcune cose piuttosto che a distanza, che avete visto già la volta scorsa che poi le esercitazioni diciamo, diventano complesse da far vedere con la webcam che punta in vari aspetti e quindi insomma vi invito a venire al di là delle prenotazioni, lo spazio c'è, quindi fra l'altro abbiamo la possibilità di vedere all'opera questo software della Cellebrite che è molto famoso in giro per il mondo, nel senso che è uno dei pochi che in qualche modo riesce a bypassare tutta una serie di controlli all'ingresso rispetto ai telefonini cellulari che provano a non farci entrare e quindi insomma la presenza in aula è fortemente consigliata. Quindi l'esercitazione verrà fatta sempre a cura dei CT Lab, invece con me ci vedremo la settimana prossima e andiamo avanti sul resto del programma che vede fondamentalmente la parte sull'autenticazione delle immagini e la parte sul riconoscimento antropometrico dei soggetti inquadrati ai sistemi di videosorveglianza. E poi man mano andiamo a chiudere. Arrivederci e buona giornata. Arrivederci. Una buona giornata, prof. A tutti, ciao. Ciao.